un food design effimero, se mai si chiamasse food design, o se no si parla di cucina, di una cucina e di un contenitore che valorizza il contenuto. Questo, alla fine, come ho già detto prima, questo è il concetto, è il massimo della concessione che posso fare a un cuoco come me di mettere il becco in un mestiere come il mio, che è quello del design. La cucina è una di quelle poche cose che tu puoi continuare a comunicare, a parlare, a scrivere, ma fino a che non assaggi, tu non puoi dare un giudizio. Ognuno di noi ha un palato diverso. Quindi mi fa ridere questo mondo della cucina, che si parla ovunque, e poi realmente tu puoi giudicare uno o puoi trarre beneficio da qualcuno quando tu mangi realmente. Se no, è un persentito dire ho innovato la tradizione e non l'ho stravolta o rivoluzionata. Perché credo che il cuoco debba comunque sempre nutrire le persone. Una volta che le ha nutrite, se è talmente bravo, riesce a farle pensare un po' di più. Se è ancora più bravo, riesce a lasciare nella testa della persona che mangia un ricordo quasi indelebile. Non è indelebile, ma è quasi. Perché la stessa situazione tu non la puoi più riprendere. Quindi vivi di un ricordo. Il fornitore chi è? Il dodicesimo uomo, praticamente, lui è appassionato molto di calcio, faceva questo riferimento. Un po' un'idea che sta dietro la cucina più che le ricette in sé. Poi le ricette sono, cioè, come il discorso di Newform, poi il rubinetto in sé è l'ultimo cioè, è l'ultimo step di tutto un procedimento che c'è Ti dietro. riconoscono il design italiano forte quando esisteva la cosiddetta cultura del progetto. E a me sembra che il suo lavoro in generale sia un po' in quest'ottica, nel senso, magari su altri temi completamente temi differenti. Però, per esempio, anche quando lui dice, cioè, il suo bicchiere, i suoi piatti partono da delle necessità reali. È un po' la stessa cosa che succedeva con i lavori di Castiglioni, cioè partivano da un concetto di utilità, diciamo, e poi effettivamente uscivano delle cose molto belle. Anche l'etica, come tutti abbiamno notato, era una delle sue caratteristiche più rilevanti. Offre un prodotto di qualità, però a un prezzo che comunque nessuno ci si aspetti che sia quel prezzo. In questo preciso momento storico, il cuoco deve dare da mangiare in maniera elegante e leggera. E la differenza della buona cucina o la cucina molto tradizionale, proprio questa. L'armonia in un menù è anche quando uno non ripete gli stessi ingredienti. Questa è armonia. che c'è un'attesa lunga per le sue prenotazioni e per il fatto della stagionalità che lui associa sempre al colore. E quindi questa cosa di stagionalità colore volevo lavorarci su. Passione, equilibrio di quella che è tutto lui, la sua arte, il suo Però ambiente. il divertimento, quindi gioco, in questo senso. Quindi poi vabbè, Perché tradizione. la buona alimentazione, il buon cibo lo fai solo se ci dedichi un po' di tempo. Poi visto che con telefonini e cose varie si può avere in un nanosecondo anche si possono avere le informazioni che tu vuoi del prodotto stagionale, da dove viene, cos'è il migliore, qual è il nome. Allora sfruttiamo la parte internet, la parte di informazione su quei mezzi che noi abbiamo adesso. Magari spendendo meno tempo sui social o spendendo meno tempo su mettere il pollice su o giù sulle cose. Io non sono andato dal Dani, non, cioè, non sono visto quello che fa, però mi ha fatto venire voglia di andare per quello che fa. Non a livello di pietanze, ma cioè, per lui, per la sua filosofia, appunto.